quando scattiamo una foto in modalità ritratto, l'iPhone riconosce in autonomia qual è il soggetto in primo piano piuttosto che lo sfondo. Grazie a queste informazioni che l'iPhone prende per noi, possiamo andare a modificare alcuni parametri. In alto a destra, selezionando su modifica, si apre questa schermata di editing. Questi cerchietti che vediamo in basso ci permettono alcune modifiche: luce set fotografico, luce teatro, luce bianco e nero che va a scontornare lo sfondo rendendolo nero, e quest'ultimo che ci permette di scontornare lo sfondo rendendolo bianco. Possiamo anche andare a modificare la profondità di campo, quindi quanto lo sfondo sia sfocato, in alto a sinistra selezionando su F7.1. Questo valore possiamo andarlo a diminuire, quindi andare ad aumentare la sfocatura. Fine.